Questa è una di quelle giornate in cui purtroppo non si può fare affidamento sul tempo. La cosa non è un evento raro, per la verità, a queste latitudini. La pioggia prevista per la serata non sembra comunque preoccupare tanti supporter giunti fin qui, che come potete sentire dai cori di incitamento sono accorsi numerosissimi. Per quanto riguarda la formazione, Luca, come vedi il loro centrocampo? Addirittura 6. La curiosità maggiore ce l'ho sul comportamento dei 6 uomini a centrocampo. Sarà interessante capire il ruolo di ognuno di loro. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio. La mia ipotesi è che i mediani con caratteristiche offensive saranno piuttosto mobili tra le linee, mentre gli altri dovranno essere più disciplinati nel coprire gli spazi. Diamo il via alla partita. Prosegue nella sua corsa. Correira, lungo passaggio in avanti. Pallone alto nello spazio. Demiral. Grande movimento nello spazio. La Fiorentina si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Buona deviazione del portiere. Correira. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Riesce a liberare Muriel. Questo errore potrebbe essere di fatale. Bella apertura. Freuler fa sportellate con il suo marcatore. Ottima giocata. Occhio a cross. Palla al centro. Spazza via. Attenzione, pronto al tiro. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Odriozola. La mette incornata! Non è riuscito a metterla dentro. L'Atalanta deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. La gioca in profondità. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Demiral con l'intercetto. Ecco un'occasione di contropiede. Alza la palla in profondità verso Cagliacò. Miracolo di Musso. Dunque ancora una possibilità. Sceglie di battere corto. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Odriozola. Salta e colpo. Un salvataggio molto efficace. Allunga il piede verso il pallone. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Attenzione! Grande intervento, vale come un gol. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Si fa trovare pronto, allontana il pallone.
Pericolo in area. Muglie. Miracolo di Dragoschi. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Libera tempestivamente. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Cerca lo spunto. Prova la conclusione. E c'è il gol dell'Atalanta. Prima rete per l'Atalanta. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. L'Atalanta segna il gol che sblocca la gara. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Palla giocata in verticale. Gioca con un pallone lungo. Scodella in avanti. Demiral legge bene l'azione, blocca il pallone. Zappacosta. Prova a giocarla in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Vlahovic allarga il gioco. Può cercare il taglio in mezzo. Vediamo se crossa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova a verticalizzare. Callejon. Occasione per il contropiede. Non poteva fare molto altro. Castrovilli prova la giocata dentro. Vlahovic non riesce ad arrivare. Muriel. Cristiano Biraghi. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Odriozola. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Prova a spingere sulla sinistra. Milenkovic. C'è il lungo pallone in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Callejon. Buonaventura. Odriozola riceve in posizione interessante. Va al cross. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Muriel. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Correira. C'è la palla lunga in avanti. Niente di fatto, azione interrotta. Cerca di pescare il compagno. Ecco il tiro! Cristiano Biraghi. Correira. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. L'Atalanta ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. La Fiorentina a calcio di punizione.
Bonaventura ha provato il tiro forte ma non ha trovato lo specchio della porta. Milenkovic, Bonaventura, Odriozola prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Calcio di punizione per l'Atalanta. Si ferma qui la manovra. Gioca una palla lunga. Decidono di giocarla all'indietro. Il portiere la calcia lontano. Josip Iličić. Castrovilli. Da lì può segnare. Preferisce il retropassaggio. Bonaventura. Marcature strette, a quanto pare. Le individualità forti ne risentiranno. Chiaro che qui ci sono giocatori molto pericolosi, capaci di sfruttare al meglio gli inserimenti. Devi stare incollato a questi elementi, non puoi permetterti una sola distrazione. La gioca a sinistra. Qui può partire il contropiede. Hanno già riconquistato palla. Odriozola. Lungo passaggio in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Odriozola. Pallone lungo in verticale. La Fiorentina ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Josip Iličić. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cerca lo spunto. Traversone in arrivo. Reuler. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Scatta verso il pallone. Errore che potrebbe metterli nei guai. Ottimo passaggio. Il miracolo di Dragoschi. Castrovilli lancia il pallone in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Avanza verso l'area, può tentare la conclusione. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. La progressione è stata perfetta, il tiro però solo discreto, forse non è riuscito a impattare la palla come voleva. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Grande parata su una palla insidiosa. Ha messo alla prova il portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Riesce a mettere fuori. Cerca il tiro. Miracolo di Dragoschi. Gli nega la gioia del gol. Che parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. È ben posizionato e spazza via la palla. Difesa ancora decisiva. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Conclusione. Bonaventura.
passaggio sulla destra. Gin City, di forza. Scatta verso il pallone. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Scatta verso il pallone. Muriel, numero! Da lì può segnare, può colpire. Spazza il più lontano possibile. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Lascia il campo, oggi si è fatto valere ed è entrato nel tabellino dei marcatori. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero e va a colpire di testa. Sono andati veramente vicini al pareggio. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. C'è la palla lunga in avanti. Se ne va. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Rafael Toloi si è fatto trovare pronto. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Milenkovic prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'Atalanta aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Opportunità di ripartire. Guadagna metri. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Cristiano Biraghi. Zapata, buona opportunità. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Gin City, la Fiorentina a calcio di punizione. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti.